Siete cucchinista. Onorato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Zocco pistol. Fatteni! Tu men ma gua tut anguiliken? Izamna è il figlio del dio creatore Maya Unabku. Era il dio dell'istruzione, inventore di libri e scrittura. Questo lo rese figura cruciale nello sviluppo della cultura Maya. Era anche dio e inventore dell'agricoltura. Era inoltre il patrono dei dottori e curava i malati con l'imposizione della sua mano rovente. Normalmente, Izamna veniva rappresentato con un aspetto da rettile, ma era anche conosciuto sotto forma di Kinich Aau, un aramakao, patrono del numero 4 e dominatore di siccità e malattie. I paititiani si sono riappacificati. Hanno seguito Iskai Yawar, appena proclamato imperatore, verso un luogo sulle montagne, per ricominciare da zero, certi di non poter ripetere gli errori di chi li aveva preceduti. Salve, mi manda Pisco. Hachkach? Ti hanno esiliato per aver mentito. Maishik, to holcinta ben yo olingwali guhahil. Chen le tin che vanno. Cos'è successo? Una hingwalik main will mish huntul ischulul koleli, mishmak o che sah olti guhahil, mishbikin utig. Quali profani? Voshnokop tzoli helanukul bate elanjantiop, kutakikop kantun. Tingo l'actile much, kilech kunesahil, yol el cantun yet el zulul makobo. Tohol chintaben yol tus nahen. Tus? Le cantunot yaletiop. Jumpel kine ya nujilal, o capella kile much, kilech kunesahilo. E adesso di che ti occupi? Tulaka luke sapte nishik, in cuchil impactalil, in cava, vale bei un ajuyuchulo, yolin willik minan balin belal. E li hai trovati? Bei. E chi l'incanantic le mani lo tinguantic le quintil ma cucciucco. Ucciva li shaha unurato, uhaha al halachilo by titi. Male u kilich con esahil cuculcan. Tulak al bash king willik. King willik jet el tulak al bash in wohele. Tialinguantic le cusciul batelo. Una nobile causa.
kintushtik makobo koltik le kantun suk utalesik le tsulul makobo. Mantatskupatikob humpeli li kuchil. Pare che tu sia importante per la vita di molte persone. Grazie, è stato un piacere parlare con te. Veshanti tenishik. I protettori hanno fallito e ora sono condannati a recuperare ciò che hanno perduto. Dai, Pilawit! Jab, kabein, puzzolon. Tihun pelkin hach jan meyaj, haj, kukulkan tuyalaj jan ubinton utzil, vale. Yabe laili, uchamahu kupsibalobe. Leotzilobo chenkabet, mashu yikob tialu tzikbalob. Ciao. Bishabeli Shik, Helanin Willik Huntul, Itzulul Kolel Guaye. Pisco mi ha mandata a parlarti. Ah, Pisco. Utzulubulten. Hai visto altri profani? Chen Huntul, Kichkelem Kachil, Utzjetel Yutzil Mak, Etja Kuntaba. Vale. Humpel Yakunaj Maunahi, Makamben Kuyalik, Umuchkilich Kunesahil Kukulkan. È terribile, mi dispiace. Paten Kimia. Cascente poco. Tu ospel kinile, tinka mach le kimilo, le tunka tu kashten, le tzulul maku, tu wachen jetel tutsaken. Lui chi era? Ma in wohel bishukabai, sokuman jabhab, paleke shika in kaile, jankin kimbin shimbal te pukubo, tu shanukule kondor, sole kin moli kup kumop, beyokupakta lukahalten. Una storia segnante. Grazie per la fiducia che mi hai riservato. Ni volal jo la guyi kenishik. Parla di qualcosa nei dintorni. I canali irrorano gli angoli più aridi della città e l'acqua mi ha trascinato via. Onorato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Thank you.
Letitunka tubisa. Uyitan! 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 Taket chawil basho, kinkon. Salve. Bishabel, etxlara, masa? Pisco tushtech. Esatto. Morika, sokkate ninguyik, akababe jlaelara. Le ajkilichkun esajobo, uyaliko bakaba. Tech cajes, les ascuna jesilo, tech cast, ujecalab chakchel. Ya. Mau y cabajelanil, yanili uyuchul le miso, unaj ekhetzik, capatal tebella, gua ekhel chunul. Non è una decisione facile. Taguyaj rimak, uye yalubel yokolkab, machen chavili, le tie utsulubulten. Beilara. Machenchabili, guacujetzik ukilichkun ajilku kulkan, kupalistik, tulakalon yetel, yanuyala le yolukanantikon. Maguabe jirrimak? Le tío oli matutan. Le kilichkun ajilo, kubetikop tumen sakajob. Paura di cosa? Sahak tibash yantankabil, tikeshel. Vale, tibashob sahak tankabile, yanshan guay ichilone. Le custambalo le tile sahakilo, malekeshelo, tumen le lo mantats kuyuchul. Tukaten naya lingual rimak, le shunana minukat, umangua bashu tialumeyaj, ti ichukashan. Hachkastun. Matu Beital. Pisco. So cazzi baldiete lo massa? Sì, certo. Vale, lei li ma anate. Avevano tutti la speranza. Yanazik un haji la wol wa akat, anahalt le bashalo. Lara, ma chen alab olali, tulaka le tohol chintabobo, tano jokolov, tan il tutum ben kustalov, che espello? Tu compreso, Pisco. Bei, teno hachmalov, ah bashali il patoli wei paititi, malo ptile kimena. Niente male. Bistun tukaten, ba ashtakanah. Ho imparato che il sacrificio può migliorare la vita. Che svincolandosi dalla propria famiglia, ognuno di noi può trovare la propria strada. L'amore prevale sulla morte e dobbiamo credere in qualcosa più grande di noi. Anche se, in fin dei conti, non si può controllare tutto. È il modo in cui affrontiamo le cose a definirci. Hach peilara, hach hechel tawol makimeneci. Takiyekin tu clique, tu petaj le bakil, bulobo, tu men minanchak kintaktik, vale? Maletil le achinik le bakil bulobo, betik unajalmak, uitzatil pol le ajbashalo. Ora capisco. Masca tu clic yolal, shakun san moreka? Mi stava come aspettando. Sembrava saperne parecchio su di me. Ah, le tie ya baja lu yohelishik. Tu kuchil ukonole, yabhat uts nuklop jani. Nuklop chen yumtsilop kahot mahil. Ho visto. Tu zahte chutz tumenkulan, le tiesu kuhokul, paititi kilubinu cha shokilu konol. Mi è sembrata molto ottimista. Bei, leti. Paititi janton humpel tukul, juntul mak leti beti kubel, ma tu beita le gejik bashok kunuchul, chen le balop ek betiko. Humpel balu na hukanik taki, hach malo. Grazie, Pisco. Vado a riportare i dadi a Teki. Un urato sarà preoccupata per Ezio. Devo dirle che lo hanno catturato. Come predetto.
preceduti da una colonna di fuoco che illuminava la notte, dalla distruzione dei nostri templi e dagli avvertimenti allarmanti della donna piangente e dell'uomo dalle due teste, i bizzarri guerrieri, a cavallo dei loro grossi cervi, giunsero con le prime luci dell'alba. Uccisero i nostri deboli capi e rivendicarono il possesso delle terre e delle persone. Ho trovato i dadi, Teki. Why? Nib Ulal! Non avevi detto che Pisco aveva rubato i tuoi dadi? Tu la calmat uyohel Pisco Kuyokol. A detta sua te li sei giocati con lui e hai perso. Ma tu c'hai in cavashal, ulak junten, cachet sok in nahale. Pisco mi manda a dirti. Maletileu pulul, levakil bulbetik, unahalmako, uitzatil polbetik. Beleken sutuk, imbakil bulob, kupaktal intuntak, nib olal tukaten ishik. Unurato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Unurato! Hanno catturato Ezli. Lo so. Lo tengono nella caserma. Stiamo pensando a un piano. Non sono riuscita a salvarlo. È un guerriero. Che cos'è? È una chiave. Dovrebbe appartenere al Tempio della Montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il Tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. C'è un'altra strada? Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Magari potrei tentare. Potresti. Alla fossa sacrificale ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di una fortezza. Se riuscirò a infiltrarmi da dietro, cercherò di aprire un varco per te. Libereremo Ezli e cercheremo lo scrigno. Io penso a mio figlio. Tu cerca lo scrigno. Non saprei. Stiamo cercando di mantenere un basso profilo. Me ne occuperei io, ma non posso lasciare la postazione. E il tempo stringe. Significherebbe molto per la regina Ura. Che stiamo facendo qui? Non volevo che accadesse questo.
29 novembre 1603. Dopo cena, Lopez ha lasciato la città. L'ho seguito, temendo che non avrebbe più fatto ritorno. L'ho trovato invece in piedi sulla sponda del fiume, intento a pronunciare silenziosamente una preghiera. Non volevo disturbarlo, così ho atteso che finisse. Ma la sua comunione con Dio deve essere durata tutta la notte, e temo di dover ammettere di essermi addormentato, dato che la prima cosa che ho visto aprendo gli occhi è stata la sua figura stagliarsi sorridente sopra di me, con il sole del mattino dietro come un'aureola. Mi ha aiutato ad alzarmi e mi ha stretto in un caloroso abbraccio. Truilos, so dove trovare il manufatto, mi ha bisbigliato all'orecchio. Ucio e io stavamo parlando, Ucio, che cosa hai in mente? Il giorno dell'incoronazione di Ezri si avvicina. Presto sarà un uomo e muoverà i primi passi verso il suo futuro da re di Paititi. Aspetterete questo giorno con ansia. È la speranza di vederlo a darci la forza di opporci ad Amaro. È sempre bene tenere a mente per cosa si combatte. Posso essere utile in qualche modo? Alla morte di Saidi, il padre di Ezri, Unurato mi ha onorato con il ruolo di padre adottivo. Uno dei miei compiti sarebbe di riunire 3 oggetti sacri per la cerimonia, ma... con tutto quello che sta succedendo non puoi farlo. Di che oggetti si tratta? Dell'amuleto del Redentore, l'arco del Paladino e il corno del Re. Ciascuno è una benedizione degli antenati del futuro Re. Dimmi che ti serve e vedrò che posso fare. Ho già degli uomini alla ricerca dell'amuleto e dell'arco. Se trovassi Kabil, il costruttore di strumenti, e ottenessi il corno del Re da lui, ci faresti un grosso favore. È un tipo difficile. Ho mandato 2 uomini, hanno fallito entrambi. Potresti parlarne alla moglie. Penso di poterci riuscire. Fa attenzione. A volte Kabil può essere ostinato, ma Abra, sua moglie, sa bene come ammorbidirlo. Che stiamo facendo qui?